C'era una volta un leone che viveva vicino ad un villaggio. Un giorno, avvicinandosi ad una stalla, vide un toro molto grande e decise che presto sarebbe diventato il suo pasto. Andò da lui e cominciò ad insidiarlo, ma il toro era molto forte e non si spaventava. Il leone insisteva ruggendo sempre di più, ma il toro restava impassibile. «Devo trovare il modo di sopraffarlo con l'inganno», pensò il leone, ed il giorno dopo andò da lui invitandolo a pranzo. «Ciao toro, ho appena sacrificato una pecora, ti va di venire da me così ce la gustiamo in compagnia?» Il toro accettò e si diedero appuntamento a luna precisa. L'intento del leone era di far accomodare il grosso toro nella sala da pranzo, farlo sdraiare per poi azzannarlo. Quando il toro arrivò, vide molti catini, dei grossi spiedi, ma della pecora neanche l'ombra. A quel punto, senza dire neanche una parola, fece per andarsene. Il leone, vedendo la situazione, domandò: «Perché te ne vai via e per di più senza neanche salutare? Sei appena arrivato e non mi sembra di aver fatto nulla di scortese». Il toro si voltò verso di lui e sentenziò: «Me ne vado, ma non senza motivo. Vedo infatti una serie di arnesi che non sono stati usati per una pecora, ma sono pronti per un toro». E a testa bassa tornò a casa. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che gli uomini attenti si accorgono sempre degli inganni dei malvagi. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.